In Commissione Ambiente, presieduta da Carmine Attanasio, stamattina 15 febbraio era in calendario l'audizione del presidente di ASIA, l'azienda Servizi ed Igiene Ambientale della città di Napoli, Raffaele Del Giudice. Sono state segnalate una serie di problematiche che riguardano soprattutto lo spazzamento, i problemi di Napoli Est e di pianura, dove ci sono cumuli di rifiuti un po' in varie zone di quei quartieri. E c'è stato l'impegno del presidente di ASIA, che per la prima volta è venuto in commissione, a risolverli. Ha segnalato quello che sta facendo l'amministrazione. Innegabilmente, rispetto a 7 mesi fa, la città è molto più pulita. Bisogna dare tempo a questa amministrazione per riorganizzare tutti i servizi. E in pratica è stata una giornata utile per far conoscere anche ai media, oltre che all'associazione, quello che sta avvenendo nell'azienda ASIA. La seduta, che si è configurata come un aggiornamento periodico sulle numerose problematiche riguardo la raccolta dei rifiuti, era aperta ad associazioni e comitati che hanno partecipato, ponendo, così come la commissione stessa, domande di varia natura sullo stato dei servizi di ASIA e che hanno potuto ricevere una risposta diretta. Io ci tengo a fare in modo che venga recuperato un minimo di queste immagini di lavoratori e lavoratrici che si sono attirate pure accuse che non erano loro. C'è un aspetto che incide moltissimo sulla manutenzione. Sono le attese davanti agli impianti. Allora, la media è 13-14 ore e questo è un dato che la Commissione deve sapere perché ASIA non gestisce nessun impianto. Siamo una delle uniche aziende di questo settore che ha un controllo interno di gestione con un audit molto molto particolare, con un codice etico. Questo per noi è importante, le procedure e quindi le esacche di eventuale disservizio noi le riusciamo ad analizzare. Il bene comune o lo si persegue per davvero oppure ci stiamo prendendo in giro, e l'ambiente è bene comune, punto, punto, sul quale il profitto ASIA SPA per statuto non lo può e non lo deve fare.